parliamo un attimo dei campionati del mondo che andrete a disputare dall'1 al 5 ottobre a Limoges in Francia. Due atleti molesi, tu e il tuo compagno di sala d'armi Pora, nella squadra italiana di spada. Una tua idea su questo? È un grosso successo. Il 50% della nazionale composto dal circolo di Imola è una grossa soddisfazione. Saremo in quattro e speriamo veramente di fare bene. Abbiamo iniziato un allenamento molto intenso e con tutti gli altri convocati qui nel circolo e speriamo veramente di far bene. Ecco, tu devi difendere l'ottimo risultato che hai ottenuto a Sydney e conoscendoti spererai sicuramente di far meglio. Sì, io ci spero sempre, miro sempre in alto, ma quest'anno sarà molto molto dura perché so che ci saranno tutte le nazionali proprio da tutta Europa, da tutto il mondo, molto molto guerrite con i migliori in campo perché questo titolo è un titolo prestigioso e tutti ci tengono e quindi tutti vogliono fare bene. Sì, abbiamo visto negli ultimi anni crescere vertiginosamente il livello master nella scherma, forse anche perché molti atleti che, come te, che fino a pochi anni fa hanno praticato le pedane, diciamo, normali, di categoria normale, crescendo hanno voluto continuare questa attività che consente, anche passati gli anta, diciamo, di togliersi delle situazioni e di essere praticata con buoni risultati. Sì, sì, è una scherma, è uno sport molto longevo. Una disciplina, soprattutto quella della spada, è una disciplina che può essere frequentata da tutti, anche da tutte le età, senza nessun problema. E fatto sta che in questa campionata saranno presenti molte medaglie olimpiche, molti che non hanno mai smesso e quindi anche loro continuano in questa attività.